Ed eccoci qua ragazzi, siamo sempre sul canale Tecno Alex 73. Eravamo rimasti che avevamo vinto la prima di campionato e adesso andiamo verso i sorteggi di Champions League che li seguiremo in diretta in questo nuovo video della serie Football Manager. Oh, qua ci sono i risultati. Milan vince 1-0 col Palermo, Sampdoria 4-0 al Bologna, Cagliari-Empoli 0-0, Crotone 2, Atalanta 3, Fiorentina 2, Udinese 0, Genoa 0, Chievo 3 e Pescara-Sassuolo 2-2. Molto bene, molto bene. Tutte le varie statistiche. Siamo al 22. Dobbiamo andare al 25. Al 25. Al 25. Sorteggio Coppa Campioni fase a gruppi. Qua cosa ci abbiamo? Analisi post partita, riepilogo e consigli. Applichiamo rapporto dell'osservatore sull'Empoli che è la prossima partita di campionato. Ci avviciniamo anche alla fine del calciomercato, della sessione di calciomercato. Allora, queste sono sono ancora eliminatori playoff della Coppa Campioni. La Coppa Campioni, che abbiamo per italiani non ce n'è. Vediamo. Vediamo. 1-2, 0-0, 1-0. Quindi il Monaco. Ah, la Roma, non l'avevo vista. E la Roma è passata con Manchester City per il gol in trasferta. Quindi avremo anche la Roma ai gironi. Allora, giocatori della Juve scelto nella squadra della settimana, Buffon. Beh, e presto ne vedremo degli altri qua. Infortunati sono ancora tutti qua, Sturaro è quasi in ripresa, questi sono ancora morti. Qua cosa abbiamo? Consigli applichiamo sempre tutti. Trippaldelli è influenzato, 3-4 giorni, ok. Grammi dice no. Poi, tra una settimana chiuderà la finestra di mercato, ok, intanto noi siamo a posto e siamo al 24. Europa. La prima divisione, va bene. Vediamo sti sorteggi. Qua ci sono tutte le squadre, dovremmo essere pronti. Allora, Sturaro farà un po' di lavoro a parte, ok. Qua ci sono tutte le date di tutte le partite. Juve ti danno 12 milioni per aver preso parte nella fase del girone, ok. Analisi prepartita con l'Empoli, ok. Questi sono questi sorteggi. Giocatori nazionale, questo ancora è rotto. Allora, eccoci qua ragazzi al sorteggio. Ci siamo, eh? Ci siamo. Partiamo. Gruppo A, gruppo B, gruppo C Barcellona, gruppo D Bayern Monaco, Juventus, eccoci qua, testa di serie, gruppo E, Real Madrid, gruppo F, Lancaster, come si dice, gruppo G. Paris Saint-Germain, gruppo H. Poi Arsenal, molto bene, ce la leviamo. Leverkusen, ce lo leviamo. Napoli col Barcellona. Siviglia. Atalanta
Atletico Madrid, una squadra ostica, molto ostica. Real Madrid ha preso il Dortmund, Basilea, FCP Porto. Andiamo con la terza squadra. Sporting, Tottenham, Olympiacos, Dinamo Kiev, un'altra squadraccia. Bruges, Villarreal, PSV. L'ultima. Roma, capita col Bayern, la Roma non ce la potrebbe anche fare. Chi c'è rimasto? Salisburgo, Besiktas, BMG, che non so cos'è. E Stella Rossa, Salisburgo ci vorrebbe. Stella Rossa, classico. Non c'è azzecco. Besiktas, Salisburgo, ok. E allora, il Napoli ha preso Tottenham, Rosenborg e Barcellona. Non è facile. Per cui abbiamo Roma, Napoli e Juve. Guardate il girone del Paris Saint-Germain. FCP, PSV, BMG. E cos'è? Girone. Wow. Va bene, questo è il sorteggio. Adesso vediamo chi ci toccherà per primo. Dove andremo a giocare per primi. Poi bisognerà registrare anche la squadra. Juve Athletic. Vediamo se il calendario è già uscito. Allora, Stella Rossa la prima. Poi andiamo a Madrid con l'Atletico. E poi la Dinamo Kiev. Va bene, diciamo che è un girone né facile né difficile, via, tutto è possibile. Vediamo cosa potrà succedere in questo girone di Champions, nel mentre andremo avanti col nostro campionato. Allora, vedendo il calendario, direi che allora con la Lazio abbiamo fatto Empoli e Torino, secondo me si possono saltare e la prossima potrebbe essere già direttamente la prima di Champions League con lo Stella Rossa a Torino. Molto bene, va bene ragazzi, il sorteggio è stato fatto, siamo praticamente pronti, la rosa è pronta, la squadra mentalmente e fisicamente è pronta, quindi non ci resta che andare a giocare le competizioni. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video, alla prossima avventura di Football Manager sul canale TecnoAlex73. Mi raccomando sempre i pollicioni se vi è piaciuto e alla prossima. Ciao a tutti!